Bene ragazzi, subito qualche ascoltatore prima di presentarvi un grande ospite, sì, che ha scritto un libro. Questa volta davvero bisogna dirlo, non è ironico, io già dico sempre un ospite parenziano, questa... un ospite parenziano. Beh, no, adesso parenziano no, nel senso che no, non mi ha mai raccomandato da nessuna parte. Beh, beh, questo, che questo invece... lo vedremo, no, no, questo lo vedremo, io. Questo lo chiedelo anche a lui. Questo lo vedremo, secondo me tu sei uno dei suoi pupilli, no, uno dei suoi... come ma no? Col cavolo. Io ho visto prima, come vi ve la intendavate. Ho visto prima, ve la intendavate. Quarello pure, chi se ne frega, quarellami. Io ho grande rispetto per l'ospite, no, che è qui, ma non prima c'è stata mai prima ve la intendavate, caro, sì, eccetera, certo, questo ti faccio una dedica sul libro, ma caro, certo, anche a te poi, poi quella cosa è la vediamo, come poi te. Quella cosa la vediamo, hai detto, quale cosa? Io ho detto, beh, affari nostri, non quali affari? Affare. No, ma vedremo. Vedremo quali affari ci sono. Come si lo costruiscono le porcherie, verificheremo tutto, perché io ho sentito delle cose che, a dirle, a raccontarle a noti siti, di gossip e di notizie di potenti, e poi vi dirò perché dico la parola potenti, a raccontarli, beh, ci sarebbe da dire, ci sarebbe rapporti tra capi di televisione e persone che suggeriscono programmi. Ma non c'è, ma non è il caso di questo. Ho visto adesso un paio di ospitatori, e poi diciamo chi è quest'ospite, tutti capiranno. Perché non è, non è uno conosciuto, merda. Ecco, bravissimo. Cioè, non è uno noto al grandissimo pubblico, no, però, è una persona che sa tante cose nella della cerchia del potere romano. Sì, e non noi siamo a Roma, purtroppo ogni tanto c'è il potere, esiste anche il potere, giustamente c'è, sì, gente che osserva e manovra il potere, ma in senso buono. Ma mi sembra una persona tranquillissima, ma tranquillissima, però manovra, è un manovratore di potere, questo non c'è dubbio, ma non è, un detto con criminale. Ma io ho detto, perché ve la intendavate così tanto? No, niente, lo conosco da qualche anno, ho presentato il libro, il suo libro precedente, ho pensato il suo libro precedente, però abbi pazienza, la cosa è abbastanza chiara, prima parlavate di chiamerò questo, non ti preoccupare, no, stai tranquillo, questa cosa, ma guarda che uno stronzo, su questa di... cosa ma qui intervengo io, è una cosa pazzesca, dai, andiamo a Giambattista Ragusa, uno stronzo, no, intanto sei. La persona la presentiamo subito, sì, poi adesso andiamo agli ascoltatori, scherzo, ma non è nessuno scherzo, io questo ho sentito le cose. Luigi Bisignani, buonasera, applausi, buonasera a tutti. Lei si considera una persona molto dentro al potere, no, di però potere. Dicono in disgrazia, cioè dicono che lei è in disgrazia, sì, che non è più potente come prima. È vero che come all'epoca anni. Di Andreotti, all'epoca di Andreotti era potentissimo. Ma io non mi sono mai sentito potente. Ma mi sono sempre divertito a giocare col potere, che è diverso. Ho capito, non dica stupidaggine. Lei è stato consulente, suggeritore, eccetera. Era tra le persone che hanno manovrato una parte ha della politica italiana. Ha scritto un libro precedente che io ho anche presentato, l'uomo che sussurrava i potenti. Appunto, cioè, se l'ha autodetto quasi praticamente. Però dicono che, lei oggi sia in disgrazia. Beh sì, una terribile disgrazia. Non è vero, infatti, non è vero. Infatti in realtà sono molto triste, ed essere stato invitato a questa trasmissione è la prova. È un momento di grande gioia per la mia vita e per la mia famiglia. Ecco, scusi signor Bisignani, però le voglio fare subito una domanda. Ma come si fa a passare da Andreotti e dal potere alla zanzara? Questa è la vera decadenza. La zanzara è un sintomo di quello che succede in Italia, la grande fotografia dell'Italia, o no? Lei assolutamente sì. Benissimo. È la colonoscopia. Lei si considera una persona ricca? Beh, cioè, è una persona ricca, una persona benestante, come si considera? Ha fatto ricca tanti soldi nella vita. Soprattutto di sentimenti. Sì, quello di sentimenti è anche tifoso della Lazio come me, però la cosa principale. E anche 5 nipoti e 4 figli. Però è anche sono una persona ricchissimo. È ricchissimo di sentimenti, però è anche una persona ricca, un benestante, non ha problemi. Assolutamente sì, benestante, felice, pensionato, finalmente. Pensionato, va bene. Allora, sentiamo innanzutto Giambattista D'Aragusa, poi torniamo. I potenti al tempo di Giorgia. Questo ha scritto, benissimo. Edito per quello di Chiare Lettere. Sì, non c'è più. Lorenzo da Pavia, dimmi. Lorenzo. Crociani, vorrei insegnare storia a quel deficiente di Parenzo per due cose. Sì, dimmi. Perché sei ignorante e vuoi fare il sabutello. Che c'è su Mussolini? Adesso chiedo una cosa su Mussolini a signor Bisignani, dimmi. Primo perché Mussolini fu preso da un comando tedesco, portato in Germania, sì, esatto, perché esatto. Il baffetto aveva bisogno di un capo espiatorio. Però adesso questa non è Radio 4 Storia. La seconda è che quando scappò, non scappò vestito da partigiano, pirla di Parenzo, scappò vestito da soldato tedesco. Scusa, lei è ammirante, quello è l'ammirante. Lei è un ammiratore di sua eccellenza. Lei è un ammiratore di sua eccellenza o no, Lorenzo? Lei è un ammiratore? Certamente, assolutamente. Oh, la mia vita siamo è stata arrivati. Con un ammirante, un grandissimo. Benissimo, la domanda è questa,
No, ma perché lei può fare quello, lei può fare quello che vuole. Racconto la storia correttamente, non come no, quella analfabeta. L'episodio lei non lo sa. Benissimo, scusa, tu sei un analfabeta, ma vai da dove sei arrivato. Grazie. Lei ha scritto un libro che è potente al tempo di Giorgio. Molti dicono che la signora Meloni sia ancora nostalgico, comunque i suoi sono molto nostalgici ancora del fascismo. Secondo lei è vero o è una cazzata enorme? Beh, lei adesso ha un grande problema con i suoi, perché certamente lei sta virando a destra, ma ci sono i suoi che ancora sono abbastanza al centro. Sta lei al centro-destra, diciamo, centro, e gli altri invece sono ancora nostalgici e questo gli dà un sacco di problemi. Dunque, lei è incazzata con tutti quelli che ancora, per esempio con la Russia è incazzata, lei che sa. Beh, tutto. Lei vorrebbe che tutti stessero zitti, questa è la verità. Ah, lei vorrebbe che tutti stessero zitti, soprattutto a parlare di quegli argomenti. Cioè, lei ama, diciamo, a parlare solo lei. Cioè, parlare solo lei. E comunque alcune parole, razza, etnia, ebrei, gli sfuggono ai suoi, e lei vorrebbe che non ne parlassero, mai. E sul libro queste cose le raccontiamo in maniera diversa. Perché lei scrive nel libro che gli piacciono i palestrati? Che vuol dire? Mica gli piacciono i palestrati, la signora Meloni, scusi. Lei ha scritto questo, le piacevano quelli che oggi si chiamano palestrati. Ma questo è un attacco gravissimo, la presidente così. La sta prendendo come una che gli piacciono i palestrati. Gli piacerà chi gli piacerà. No, lei da giovane era una ragazza molto molto carina, molto intraprendente. Perché adesso è stata imbruttita. Da giovane era molto carina, adesso fa il presidente del consiglio, poverina, c'ha mille guai. E da giovane aveva grande simpatia per i palestrati, per i ragazzi, insomma. Ma una cosa incredibile. Lei sta dicendo che gli piacerà, anche gli piacerà, non è che una categoria le piaceva la signora Meloni. Atletici, lei scrive a pagina 89 per l'esattezza: atletici con muscoli in vista e una maniacale cura del corpo. Assolutamente, ma ancora adesso lei la cosa che gli dice che il marito attuale ha questo tipo di fisionomia. Il marito attuale io non l'ho mai visto, ma certamente un bel ragazzo. Lei quello che maggiormente le manca adesso, da quando sta a Palazzo Chigi, è il suo personal trainer. Fa quella cosa nuova, cerca di fare la chirioterapia. Vabbè, ho capito, ma sono cose normali, di persone comuni. Anzi, e questo la rende ancora più simpatica, e questo è uno dei motivi. Lei l'ha votata, signor Bisignani? No, io il voto. Cominciamo a dire le solite cose. Lei è un uomo potente, che consiglia i potenti, uno che è dentro lì, quelli che si chiamano l'interna corporis del potere. Non dirà mai per chi ha votato. Vabbè, non lo dirà mai. Però scusi, Mussolini. Io sono rimasto andreottiano. Vabbè, ma Andreotti ormai purtroppo è morto, se abitava vicino a casa mia, lo conoscevo benissimo. Però scusi un attimo, quando ero piccolo mi salutava ogni tanto. Scusi un attimo, ma mi salutava. Abitava vicino a casa mia, possibile? A Corso Vittorio. Andava anche in chiesa lei a San Giovanni Ferentino. Andavo in chiesa, però poi ho abbandonato spesso perché sono diventato ateo. No, questo è male. No, non è male, benissimo essere diventato ateo. Lei crede ancora? Come? Io non ci credo. A che cosa crede lei? A Dio, alla famiglia ancora? È cattolicissimo. Assolutamente sì. Lei dunque quelle cose fluide non le piacciono. La fluidità non piace a lei. Beh, la fluidità è roba di questi tempi, però. Però non le piace a lei la fluidità. Ma insomma. Cioè, forse per lei i gay non si dovrebbero sposare, diciamo la verità, bisogna. Ma io sono per uomo, donna, famiglia. Ho capito, però. E lui è perché i gay non si possono sposare? No, certo che si possono sposare, soprattutto. Adottare no, però. No, soprattutto per quello che riguarda i diritti civili, devono avere tutte. Però adottare no. Adottare i bambini, non ce li vedi i bambini all'interno di una coppia gay. Lo dica Bisignani, lo so che lei lo pensa, lo so che lo pensa. Che glielo dico con assoluta tranquillità. Io credo che i bambini siano più tranquilli in una coppia con un uomo e con una donna. Ma lei è come Adinolfi, cioè lei sembra Adinolfi. Bisignani, se lo faccia dire, sembra Adinolfi. Ma scusami, ma uno me lo faccia dire, ma uno lo che sta dicendo, me lo uno faccia che dire, ad Andrea me lo faccia Oppi, dire, ma me lo faccia dire, non me lo fate dire, ma non me lo fate dire, ma lo dica, lo dico, ma non me lo fate dire. Chi è oggi Bisignani il più potente della Repubblica? Chi è oggi che ha le chiavi in mano della Repubblica? Adesso leggeremo il libro, ovviamente. Ce n'è solo una al comando, diciamo la verità. È una specie di. Per la prima volta c'è una sola. Sapete chi è veramente un potente? Chi è? 8-9 anni da questa parte. Chi è? Ve lo dico? Siamo qui, certo. Ugo Zampetti. Ma Ugo Zampetti, adesso non lo sa la gente, non lo sa chi è. Ragazzi, non ci occupiamo di queste cose, noi la zanzara, ci occupiamo del mago da Milano che fra poco gli faccio conoscere, adesso faccio conoscere un signore che si chiama il mago da Milano. Ma infatti, confrontato col signor Bevogli, un confronto tra il mago da Milano e Bisignani. Sì. Poi parleremo della cosa che riguarda le intercettazioni che è uscita su tutti i giornali. Oggi l'uomo più potente rimane Ugo Zampetti, che ricordiamolo, il segretario generale della Presidenza della Repubblica. Bellissimo. È importante. È l'uomo più potente d'Italia. E sa che quando la Meloni è diventata vicepresidente della Camera, chi era il segretario generale della Camera? Ugo Zampetti. I grandi uomini dello Stato, i funzionari, sta dicendo, sono sempre più importanti dei politici. Assolutamente. I funzionari restano.
i ministri e i presidenti passano. Vi ricordate Conte? L'uomo più potente di questo governo, chi è a livello di ministri? Quello che pesa di più di tutti, oltre alla Meloni, naturalmente. No, quello... Lollo Brigida. No. Conta a cazzo, Lollo Brigida. Come conto a cazzo? Conta. Io questo cosa dico io. Giorgia Meloni ed Alfredo Mantovano. Un ministro che conta, certo. un ministro che conta, nessuno. Ministri che contano, direi proprio. Tutti sottomessi alla Meloni, tutti in gran silenzio. Il dottor Piantedosi, ministro dell'interno. Il dottor Piantedosi è uno. Però tutti sottomessi alla Meloni. Sono assolutamente tutti sottomessi alla Meloni. Bella questa cosa della mistress Meloni, mi piace. Si può dire una mistress. No, lei è una grande donna, diciamo. No, la mistress, io dico il linguaggio zanzaresco, una mistress. Ma non c'è una donna in Italia che è riuscita a fare quello che ha fatto la Meloni senza compromessi, tanto di cappello alla Meloni. Allora, la sua vita, se leggete il libro, è incredibile. Benissimo. Lei è stata per un periodo abbastanza lungo della sua vita in una casa di 45 metri quadrati con tre nonni, la mamma, la sorella, e si divideva un letto, uno a testa e uno a piedi. Poche donne hanno fatto questo. Ma questo è il mito dell'under, quello che racconta sempre lei. È la verità. Ma adesso sono 10 anni che parlamento, 15 anni. Adesso fa la slinguata. Ho capito, ma da giovane, ho capito, la faccio. Mago da Milano, mi dica Mago. Cruciani, che bella rimpatriata di massoneria stasera, era la conquista. Come massoneria? Eh? Cosa vuol dire? Bella rimpatriata. Devo avvertire che il signor Mago è una persona un po' eccessiva. È un coglione. Io dico che è un coglione. No, bella rimpatriata. Ma non per la massoneria, specialmente perché è un coglione e l'ho sempre sostenuto a prescindere dal dottor Bisignani. Allora dimmi Mago, che succede? So che tu vuoi fare una domanda al dottor Bisignani. Ma non sa qui. Niente questo signore, Mago. Lei ama la massoneria, signor Bisignani, sì. No. La rispetta. La rispetta, dice. Dimmi Mago, dimmi. Mago? Non si sente più il Mago. Che ha due... Rimettetemi bene... Mi senti o non mi senti, Mago? Sto uscendo dalla galleria, Galleria, sembra che stai in un gabinetto. Non si sente niente. Ragazzi, mi mettete le persone quando non sono in macchina? Non devono essere in macchina le persone, porca puttana, altrimenti non si mettono in linea. Eccomi qua. Allora, uno che si spaccia per scrittore, che è l'ospite che avete fatto. Adesso non parliamo di Bisignani, cosa volevi dire? Volevi dire qualcosa sui servizi segreti tu? No, voglio dire questo, a parte questo ritrovo qua, abbiamo il Mossad dentro casa e voi continuate a ridere di tutto. Dov'è il Mossad? Il Mossad come cosa? Hanno ucciso quattro persone sul Lago Maggiore. Chi ha ucciso? Quella è la tempesta. C'è stata una tempesta. Non è che le ha uccisi il Mossad? Questo è pazzo. Ma quale tempesta? Ma secondo voi quelli dell'intelligence sono talmente intelligenti che sono annegati in una tinotta d'acqua? Secondo voi? Gente dei che è successo, secondo lei? Ma che è successo, Mago? Che è successo? Ma le solite cose, il progetto ARP, stanno continuando a creare. Lei sa che cos'è il progetto ARP? Il progetto sostanzialmente fanno esplodere delle tempeste. Questi qua si stanno scambiando dei file in mezzo al lago, ok? Dei file che parlavano della guerra tra Biden, Putin e compagnia bella. E allora che è successo? Quelli del Mossad, finanziati ovviamente sempre dai vari Soros e compagnia bella, sempre i soliti criminali. Ma no, Soros non finanzia il Mossad. Hanno detto che c'è stata una tromba d'aria in mezzo al lago. Io ho chiamato. Ma per forza c'è stata, certificato. È vero! Chi hai chiamato? No, io ho chiamato. Non è vero, la tromba d'aria solo in mezzo al lago, sulla costa. Non è andata. Io ho chiamato due bar di Sesto Calende, ok? Chiedendo se è vero. Ha chiamato il bar di Sesto Calende. Cosa gli hai chiesto al bar? Se c'era la tromba d'aria? Se c'è stata la tromba d'aria anche da loro sulla costa, e mi hanno detto non c'era neanche un filo di vento. Ma c'è stata la tromba d'aria? Com'è affondata la barca? Se no, questa povera barca con le persone. Sì, la tromba d'aria c'è stata solo in mezzo al lago sulla barca e non si è spostata da lì. E dunque chi l'ha provocata? Scusi, chi l'ha provocata? Mossad. L'hanno provocato i soliti aerei. Settimana l'altra, quando vi ho chiamato, vi ho detto che gli aerei bisognava stare attenti alle zone di Biella, Vercelli, eccetera, eccetera, eccetera. Ormai questi comandano tutto. Fanno piovere quando vogliono, fanno venire il sole quando c'è il sole. Secondo me è possibile, scusi Bisignani, il Mago da Milano sostiene che alcuni possono far creare delle piogge apposta, no? Cioè fanno piovere quando vogliono. È possibile questa cosa? Lei che è addentro ai servizi segreti. Chi era? Se voi ve lo ricordate forse, durante le Olimpiadi Putin o chi che voleva fare in modo che non piovesse e non ci sono mai riusciti. Vuole smentire questa cosa Non ci sono i servizi segreti che guidano le piogge. Non credo. Mago ha smentito Bisignani, più di Bisignani questa smentita a Bisignani. Ma ragazzi, i servizi segreti e la CIA negli anni 80 hanno creato l'HIV.
Cioè i servizi segreti hanno ucciso Pantani, no, ma stiamo scherzando? Questo è possibile, smentisca anche questo, ripeto. Bisignani, smentisca anche questa cosa. Mi avvalgo la facoltà di non rispondere a queste cazzate. Ecco appunto, cazzate. Hai capito? Sono cazzate, Mago, sono cazzate, capito o no? La CIA negli anni 80 hanno creato l'HIV perché pensavo di avere anche il vaccino e guadagnarci milioni di soldi. Come ma ride, lei ha mai conosciuto la gente della CIA negli anni passati? No, sentiamo perché magari adesso, al di là delle lei cazzate... Lei conosce la gente della CIA, l'ha conosciuta? Sì, basta che vai da domani. Ma è brava gente? No, è brava gente o no? Ma sono tutti dei big Jim che girano lì. Se andate da Donei, vi sedete lì al a, Via Veneto. A Via Veneto, vedete che sempre ci sono questi signori. E sono agenti della CIA quelli. Boh, fermo là, fermi tutti. Torniamo per l'ultimo pezzetto con Luigi Bisignani che ci racconta di questa storia brevemente di quello che è successo oggi, perché c'è una polemica su quello che avete scritto voi, cioè persone intercettate. 400 persone. Questa è una notizia che ha portato Paolo Madron, no? E ha detto che prima che di diventare presidente del Consiglio, la Meloni gli avevano in qualche modo detto che c'era effettivamente un servizio legale autorizzato dalla Corte d'Appello di Roma per intercettare alcune persone in via preventiva a difesa dello Stato. Fermi tutti. Sono le 2:50. Allora, siamo sempre con Luigi Bisignani, potente al tempo di Giorgio. Allora, caro Bisignani, io volevo far completare il Mago da Milano. Il Mago da Milano ha una teoria su la Meloni, la suddetta Meloni, che lei cita nel libro, cioè il libro incentrato sulla Meloni. E dove è finita la Meloni, signor Mago? La Meloni ha la base dolce, ve l'ho già detto. Ma il prossimo che inviti chi è? Alicio Gelli. Purtroppo no, è morto. Lei è un ammiratore di Alicio Gelli. Comunque, è morto per comunque Crutani, anche tu il giochino si sta rompendo tra le mani anche a te, perché adesso abbiamo scoperto che hai due conti allo IOR intestati ad altro nome. Questo non lo sapevo. Adesso ragazzi, io non ho nessun conto allo IOR, cretino di un cretino. Non ho alcun conto allo IOR. Che attacchi così, questo non lo sapevo. Ma no, non ho alcuno, poco male. Parenzo? Parenzo lo sa. Ma io non so niente veramente. Scusi un attimo, signor Mago. Attimo di silenzio, gelo in studio, Ma dov'è la signora della base dulce? La vera Meloni alla base dulce? La vera Meloni? La vera Meloni alla base dulce. La vera Meloni alla base dulce. Gli hanno messo un gambaletto elettronico un anno e mezzo fa quando hanno fatto la finta delle zampelle, appunto, che aveva questa finta frattura. Infatti la vera Meloni di adesso non può dire il pensiero completamente opposto di quella che diceva due anni fa la vera Meloni. Sì, che abbia cambiato idea lo scrive pure Bisignani. Ha cambiato idea, nel senso, o è da mettere a trattamento. No, ma tu hai Bisignani non sostiene che è la vera, che non è la vera Meloni, però non è più la vera Meloni. Sì, ma questa di adesso che cos'è un sosia? È stata sostituita. Ma la Meloni di adesso è una messa dalla sinistra. È una messa dalla sinistra, soldi ovviamente con le maschere si può far tutto, è messa dalla sinistra, è come un cavallo di Troia, per appostare la destra. Ma quanti film guarda questo qui. Ciao Mago, ciao Mago. Allora, l'ultima cosa che voglio chiedere a Bisignani è questa, un'ultimissima cosa. 400 persone intercettate, dice Bisignani. Intercettate legalmente, potenti, da parte dei servizi, per motivi di sicurezza nazionale. I potenti d'Italia, ce ne dica uno di questi qua intercettati, ci sarà qualche nome? Probabilmente, sono tutte notizie di Madron, ma comunque sicuramente gli amministratori delegati delle grandi società. Cioè tutti sotto controllo, dunque se hanno qualche amante qualcuno lo sa. No, ma secondo me quella parte lì non la considerano. Beh, però solo qualcuno capire. L'ha ascoltata, quella qualcuno parte l'ha ascoltata, dunque, però il fatto positivo di questo è che non vengono mandate né alla magistratura e né ai giornali. E chissà, questo lo sta accertando la magistratura. Cioè, se magari c'è qualche... velina o qualche screenshot. Lei sta dicendo, scusi, che legalmente si possono, per motivi di sicurezza nazionale, mettere sotto controllo i telefoni di 400 potenti d'Italia, diciamo così, e dunque si sapere i cazzi senza che si passi per la magistratura di 400 potenti italiani. Sì, non lo dico io, lo dice la legge, lo permette. È una cosa strana, ho capito, ma sono ricatti possibili naturalmente. Beh, io penso che gli servitori dello Stato non facciano ricatti. In teoria è così, però sappiamo che non è così. Possono essere utilizzati anche per ricattare qualcuno, mi scusi. Vabbè, comunque. O comunque. Speriamo di no, ma voi ne avete tirata fuori per creare scandalo questa cosa. 400 persone intercettate che sono comunque in pericolo in qualche modo, possono essere, possono ricevere una telefonata, scusi, sappiamo che lei si tromba, la signora X o il sesso è interessante. Sì, oppure invece magari stai facendo un'operazione con un fondo americano sulla società, che è ancora più ma grave. Ma il sesso può essere una forma di ricatto, secondo lei, tra i potenti del palazzo oggi? O no? Beh, ormai secondo me non più. Ci sono più gay di
quelli che si dicono tra i potenti? Beh, sicuramente sì. Sì. Grazie, grazie Luigi Bisignani, grazie. Da un B a un altro B. Fra poco entra un signore che si chiama signor Brasiliano. Fermi tutti, musica.